Hashtag Architetto, parliamo di interior design con l'architetto Alfredo Galdi. Iniziamo questo nuovo appuntamento con l'architetto Alfredo Galdi. Benvenuto Alfredo. Grazie, grazie mille. Alfredo si occupa di interni, di interior design, di design. Sì. Ecco, allora sì. Iniziamo con Alfredo a fare un po' un percorso della carriera e quindi dei lavori fatti. Sì, io fondamentalmente mi occupo di tutto quello che è l'interior. Noi abbiamo due studi. Uno studio, diciamo, io sono salernitano, ho lo studio storico mio a Salerno e poi ho lo studio a Milano. È uno studio associato col mio socio Andrea Di Florio. Collaboriamo e portiamo avanti una serie di attività. In questo caso presentiamo un po' di interior design. Sì, la maggior parte è interior design, perché poi è questo il mio know-how. In questo caso cosa vediamo? Questo è un appartamento che ho realizzato sul lungomare di Salerno. Descriviamo un po' gli interni, i materiali che di solito utilizzi, se sono sempre gli stessi. No, sul discorso casa diciamo che ho un rapporto, un dialogo molto approfondito con i miei clienti, nel senso che cerco sempre di abbinare quello che è l'esigenza del cliente, il gusto del cliente, con quello che è poi il modo di progettare, il modo di fare casa che è mio personale. Allora in questo caso cosa vediamo quindi? Una zona living? Questa è una zona living, a terra abbiamo marmo perché il cliente preferiva l'utilizzo di un materiale naturale, quindi del marmo. E poi come rivestimenti diciamo tutte le superfici che avete utilizzato, tagli di luce, sì, con delle, comunque anche con una sospensione centrale che spesso utilizzate nei vostri progetti. Esattamente, il discorso della luce è un discorso molto importante perché il mio studio si occupa anche di illuminotecnia. Quindi c'è stata una cura approfondita per quello che è lo studio della luce, dei prodotti adesso annessi, di tutte le tecnologie che si utilizzano ormai da tantissimi anni. Questo ad esempio è un appartamento fatto a Napoli. Qui è stato utilizzato per esempio per il soffitto una serie di interventi. Qua sono sintetizzati praticamente tutti perché si è utilizzato un taglio di luce a soffitto con strip LED. Si è utilizzato una luce diretta con un soffitto teso e un lampadario che io ho disegnato su misura con un'azienda Silux che mi ha poi realizzato questo lampadario, diciamo, su misura per questo intervento. Oltre all'interior design, quindi delle case unifamiliari, ti occupi anche poi di attività commerciali? Sì, in particolare bar, ristoranti, centri benessere, tutto il settore beauty e hotel e resort. In questo caso questo è un ristorante a Napoli e ho utilizzato un rivestimento che vedo sul pilastro. Il rivestimento in realtà questo è materiale povero, è OSB, sì. Che ho sagomato quasi a formare una sorta di albero perché voleva diciamo rappresentare il concetto della vite che nasce un richiamo con la vite. La vite è poi, come dire, evidenziata da questo taglio di luce che crea questo effetto dei rami, diciamo, che si propongono a soffitto. In questo caso invece questi... In questo caso è una pizzeria sempre a Napoli. Qui c'erano dei problemi tecnici perché si colloca nel centro storico di Napoli. In questo caso ho utilizzato un sistema per risolvere un problema di infiltrazione dell'acqua che veniva dall'alto, connesso invece a un aspetto di tipo estetico e scenografico, con questi elementi, con questa volta diciamo tagliata, che all'interno della quale poi sono stati ricavati questi tagli di luce per creare questo effetto che poi va a illuminare la sala. Per quanto riguarda gli esterni, che tipo di progettazione di solito fate? In questo caso è una struttura ex novo, è una country house di circa 3.500 metri quadrati, dove ho curato dall'esterno, dalla struttura, tutta la parte esterna e ovviamente anche gli interni. I materiali che avete utilizzato? I materiali sono materiali ovviamente naturali per avere un rapporto con il contesto e quindi ho utilizzato la pietra e il legno fondamentalmente.
parte per il tetto al legno è stato poi abbinato anche l'utilizzo del coppo, richiamando un po' la tradizione delle costruzioni storiche. Alfredo, quindi una cosa è progettare una villa in aperta campagna e una cosa è progettare degli esterni in una città come quest'ultimo lavoro che stiamo guardando, no? Certo, qui è a Posillipo, a Napoli. Nella realizzazione del progetto il contesto diventa di fondamentale importanza, perché per forza di cosa il progetto si deve confrontare con quello che è il contorno. Cioè, i materiali utilizzati per l'esterno, ovviamente gli esterni hanno una delicatezza diversa, no? Dei materiali a volte condizionano anche un progetto. Certo. Anche qui che tipo di materiale avete utilizzato? Queste doghe che vedo? Qui ovviamente l'idea, essendo sul mare, ovviamente l'idea principale era quello di creare la tolda della nave, insomma, di creare questo effetto nave, perché come si vede anche dalla foto c'è l'orizzonte, ci sta il mare, ci sta l'isola di Capri, eccetera. E che tipo di materiale avete utilizzato? Questo è legno, è legno naturale trattato. È un tech, sì, che dà proprio questo effetto nave. Adesso peraltro sono usciti dei materiali compositi che diciamo non hanno bisogno legno, di manutenzione, ma il cliente ha richiesto proprio l'effetto originale del legno. Allora Alfredo, io ringrazio di questo incontro e ti auguro buon lavoro, alla prossima. Grazie mille, grazie. Hashtag architetto, parliamo di interior design con gli architetti di WeStudio. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Hashtag architetto, incontriamo lo studio WePlus. Ciao, buonasera. Ciao ragazzi. Allora, facciamo un po' un excursus dei vostri progetti. Voi di cosa vi occupate in particolar modo? Progettazione e progettazione interni. Interior design. Fate quindi molti interni di ristrutturazioni anche? Sì. Solitamente residenziale, retail o quant'altro, ma ci teniamo a sottolineare l'idea che facciamo interni per... Non è un ripiego, è una scelta da sempre, è una passione e quindi... La progettazione di un interno richiede ovviamente... Una cura del dettaglio. Del dettaglio e quindi... Una conoscenza. Dei materiali. Molto, quindi. Molto. Cosa vediamo in questa foto? Questa è la nostra casa, perché lo studio dove viviamo praticamente l'abbiamo concepita proprio con una visione del tutto da interior. E quindi anche proprio di casa, cioè come se desse la sensazione di vivere già un interno, e quindi il cliente che viene da voi può prendere già spunto per un eventuale progetto di una casa? Assolutamente sì, e soprattutto anche perché c'è da dire che questo spazio è comunque uno spazio condiviso, non solo in co-working con altri partner sempre del settore, quindi condividiamo questo spazio, ma condividiamo anche dei progetti, degli intenti, degli obiettivi, anche per poter dare al cliente una sommatoria di risposte, cioè un poterli seguire anche a 360 gradi per il raggiungimento dell'obiettivo, che è il progetto, quindi nella sua interezza. Cosa vediamo qui in primo piano? Questo è un portale di passaggio tra la zona riunione e invece questa hall d'ingresso dove accogliamo. E avete utilizzato una carta da parata? Sì, assolutamente, con una stampa. Ovviamente è uno spazio che è in continua evoluzione, quindi come una tradizionale showroom. Cioè domani potrebbe non esserci più questa stampa, però... Sì, è una stampa che avete fatto voi oppure che si trova già commercializzata? No, l'abbiamo realizzata noi con un partner che fa anche questo. Abbiamo selezionato una grafica non in queste dimensioni. Perché oggi è possibile personalizzare, assolutamente questo sì, è importante. Assolutamente. Allora, in generale voi avete una predilezione per dei materiali anziché per dei colori o poi a seconda dei progetti scegliete? Assolutamente a seconda dei progetti di che è la nostra committenza, però preferiamo sicuramente utilizzare materiali naturali. Materiali che sembrano altri materiali, assolutamente no. Ovviamente qualche volta siamo purtroppo costretti, ma per una serie di motivi che dilungarci su questo significa parlare di cose un po' lontane dall'architettura e dal design, però comunque preferiamo materiali reali, veri. Quindi molto legno, pietra, colori, ma anche lo stesso cemento piuttosto che naturale. Sì, tutto ciò che è natura e che sia usurabile, nel senso che lasciare il segno e che si consumi e che si rovini un che pavimento, si legge il segno, ma assolutamente sì, perché no, forse è il bello proprio della materia. Quanto è importante per voi l'illuminotecnica, la luce nei progetti? Tanto.
Cioè ci perdete anche tanto tempo, no? Assolutamente, ovviamente anche lì chiediamo e siamo di quelli che chiedono anche collaborazione. Oggi esistono figure specializzate, quindi i light designer ci aiutano in questo e quindi esistono delle forme di collaborazione così per quanto riguarda i garden, per gli esterni o tante altre cose. Questo taglio che leggo, che cosa consiste? In realtà questa è una residenza in Liguria, era una preesistenza, sconosciuta anche agli stessi proprietari. Quindi nel momento in cui abbiamo demolito dei solai, magicamente. Si è rivelata magicamente, compresa ovviamente questa struttura di sostegno perché erano stati fatti all'edificio, a questa Villa Liberty. Già erano stati fatti, questi interventi di consolidamento. Noi abbiamo ovviamente restaurato la volta affrescata e abbiamo ripulito e messo alla luce questa struttura che ci piaceva mantenere bene in vista, anche perché ci taglia in due la volta, quindi doveva essere comunque un elemento forte. Cioè alla fine un elemento portante di struttura poi diventa anche decorativo. Assolutamente, sempre per allacciarci al discorso di prima, abbiamo portato fuori la pietra naturale della muratura, abbiamo messo un legno naturale. Spaziate quindi dalla casa privata, l'interior design, ma anche al quello retail. Che è il retail, sì. Al food, sì. Quindi sono diversi. Ovviamente avete questi concetti che poi voi declinate a seconda delle esigenze, a seconda di quello che poi si va a fare, che andate a progettare. Assolutamente, ovviamente sempre nello spirito della funzionalità, perché per quanto riguarda showroom, retail è un ambito molto... Certo, che ha delle regole da rispettare, quindi che condiziona un po' la progettazione. Assolutamente, però comunque riusciamo a gestire da 0 a 100. Allora, ringraziamo gli architetti di questo studio e alla prossima. Grazie. Grazie Maurizio. Grazie, a presto.